anniversario delle fosse ardeatine, Mattarella. Dopo la guerra, l'unità degli italiani consentì la rinascita della nazione, sentimento richiesto anche oggi, in un momento così difficile. La mossa della Banca Centrale USA, che annuncia sostegno illimitato all'economia, spinge tutte le borse. Milano guadagna oltre il 6%, spread in discesa. In lieve calo vittime e nuovi contagi, è il secondo giorno consecutivo, presto per parlare di inversione di tendenza, fondamentale limitare la diffusione al centro-sud. Terapie intensive sempre più piene, ma dalla Lombardia alla Sicilia ancora troppa gente in strada, si va verso un nuovo inasprimento delle misure, oggi il Consiglio dei Ministri. Il contagio nel mondo, 380.000 casi globali, situazione critica in Spagna, nel Regno Unito chiusura totale e messaggi a tappeto del governo per intimare di stare a casa. Il Papa ricorda gli oltre 50 sacerdoti uccisi dal coronavirus, anche da loro un esempio di eroismo. Un prete bergamasco morto dopo aver ceduto a un paziente più giovane il respiratore che gli avevano donato i parrocchiani. Buongiorno dal TG2. Per rinascere c'è richiesta la stessa unità del dopoguerra. Lo scrive in un messaggio per il 76° anniversario dell'eccidio nazifascista delle forze ardeatine il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lancia anche un forte richiamo ai valori della solidarietà. Sentiamo Luciano Ghelfi.